60.000, oltre 650.000 le persone che hanno già lasciato l'Ucraina, almeno altrettante stanno cercando di farlo e restiamo allora sul tema con il lavoro della Protezione Civile. Vediamo il servizio di Matteo Parlato. Secondo le Nazioni Unite sono 1 milione al momento gli sfollati in Ucraina. Un numero destinato a crescere come quello delle persone costrette a fuggire dal paese e a cercare rifugio all'estero. In previsione dell'arrivo dei profughi, l'Italia si sta preparando ad accoglierli secondo le procedure della rete SAI, sistema di accoglienza e integrazione gestito dal Ministero dell'Interno con l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Le prefetture coinvolte sono 106, tra cui Bologna, Catanzaro, Palermo, Firenze, Milano, Caserta, Roma, Venezia, Napoli. Il sistema è costituito dalla rete degli enti locali con le organizzazioni del terzo settore. Secondo le previsioni del Ministero arriveranno soprattutto anziani e bambini che raggiungeranno le donne, circa 200.000 che già lavorano in Italia. Il Ministero sta attrezzando un sistema per velocizzare le procedure burocratiche, sia per i permessi che per i ricongiungimenti. La gestione concreta sarà affidata alle prefetture sul territorio. In base alle esigenze potranno essere utilizzati alberghi, ostelli, caserme. Il Ministero degli Esteri ha annunciato di essere poi impegnato nell'apertura di corridoi umanitari speciali per i minori orfani perché possano al più presto raggiungere l'Italia in sicurezza.